Al Comunale di Briga una partita attesissima, è diventata una partita molto tesa, complice anche l'arbitraggio del signor Magagna di Collegno, una partita che comunque vede la Interfarmaci vincere 1-0 all'ultimo minuto grazie al gol di Oliva. Andiamo in cronaca. Al terzo minuto parte forte la capolista Interfarmaci che articola una bellissima azione sulla destra, Volpe per Scarsetti, ma la girata è larga. Al 28esimo punizione dalla fascia destra di Vallasesia, sfera allontanata sui piedi di Massara, ma la conclusione è alta. Al 39esimo l'ultima occasione di uno scialbo primo tempo e ancora della Briga, avanza bene Vallasesia, prima testa si accentra ma il tiro è debole e bloccato da Galli. Nella ripresa al quarto Coscia non tocca sulla verticalizzazione e si salva la capolista. Al 29esimo colpo di testa di prima testa su cross di Coscia ma il pallone non arriva dalle parti di Galli. Arriviamo nel finale al 43esimo Oliva spizza la grande per Geneselli ma non trova l'aggancio giusto. Al 47esimo su una rimessa laterale da rifare incredibilmente Oliva anticipa tutti sul primo palo e segna il terzo gol del suo campionato, il più importante per distacco perché manda in paradiso l'Interfarmaci di Zanetti sempre più prima dopo l'11esimo risultato utile consecutivo dopo la 7ª vittoria di fila.